Bene, questo è il punto, diciamo, di partenza degli strumenti matematici che ci servivano. A questo punto la luce. Newton stesso scrive, tra tutti i testi alchemici, scrive due opere fondamentali. Scrive il Principia Mathematica, Philosophiae Naturalis e l'Optics. Il Philosophiae Naturalis, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica le scrive in latino, ovviamente, per avere una diffusione il più ampia possibile in tutta Europa. L'Optics lo scrive in English, yes, the English of Shakespeare, the pen. Ma in ogni caso lui trova delle cose fondamentali. La divisione dello spettro dell'arcobaleno in sette colori lo dobbiamo a Newton. Newton che ha detto che sono sette, perché a occhio boh, se si passa il computer quanti sono? 16 milioni, no? Figuriamoci, sette ha deciso. Comunque sia, tutti gli esperimenti sulla rifrazione dei prismi, cioè quando il raggio di luce bianca entra in un entra di sbieco in una superficie di vetro, si spande e fa tutti i colori, è il motivo per cui c'è l'arcobaleno, tutti questi studi di questo tipo. E in particolare però, che cos'è la luce? Perché ricordo che Newton è uno che non risponde alle domande cruciali. Lui dice, come mai c'è la gravità? Come mai esiste? Perché la gravità funziona in questo modo? Ipotesi sconfitto, non avanzo ipotesi, io vi dico come funziona, il perché ve lo lascio a voi. In particolare però, perché, di che cosa è fatta la luce è, insomma, è una cosa di cui si dibatte da tempo. E in particolare due paiono essere le versioni. Una, che la luce sia qualcosa che viene emessa dagli occhi. Questa è la versione di Erone Alessandrino, che dice appunto che la visione, che la luce è qualcosa che viene emesso dagli occhi e che viaggia a velocità infinita. Infatti, se io chiudo gli occhi e li apro, le stelle le rivedo subito. E siccome la visione è una virtù che parte dagli occhi, arriva immediatamente alle stelle. C'è chi dice invece, più scientificamente per come le vediamo le cose noi oggi, che la luce è una cosa che viene agli occhi, proviene dagli oggetti, può essere emessa direttamente dagli oggetti o viene riflessa da luci provenienti da altrove e arriva agli occhi. E queste erano le due ipotesi. Newton propende per la seconda. Newton è certamente uno che dice la luce viaggia dalla sorgente verso l'occhio. Ma a questo punto si biforca di nuovo in due la schiera delle ipotesi, perché Newton è certamente fautore della cosiddetta ipotesi corpuscolare, cioè dice la luce è fatta di palline che viaggiano nello spazio vuoto e quindi queste palline fanno tutti i fenomeni che fanno le palline e che fanno anche i raggi luminosi. Cosa dice Dante nel quindicesimo canto del Purgatorio? A un certo punto arriva lì e c'è un angelo che, come in cima a ogni cornice c'è un angelo che gli dice vieni di sotto, ma lui all'inizio, siamo alla seconda cornice, lui non riesce ancora, non c'ha occhi abbastanza potenti per riuscire a vedere questa luce intensissima che emette l'angelo, e allora dice che gli pare come quando il sole rimbalza e quindi gli fa la baglia come se ci fosse una pozza in cui rimbalza il sole, perché il sole è da un'altra parte. Dice come quando dall'acqua o dallo specchio salta lo raggio all'opposita parte, salendo su per lo modo parecchio a quel che scende, e tanto si diparte dal cadere della pietra in ugual tratta, sì come mostra esperienza o d'arte. Questa è la legge della riflessione, che dice raggio incidente, raggio riflesso e normale alla superficie di riflessione giacciono su uno stesso piano e l'angolo di incidenza è uguale all'angolo di riflessione. Ripeto,
come quando dall'acqua o dallo specchio salta lo raggio all'opposita parte, salendo su per lo modo parecchio a quel che scende, e tanto si diparte dal cadere della pietra in ugual tratta, siccome mostra esperienza o d'arte. L'altro giorno si era parlato dell'esperimento citato in secondo canto di Paradiso, e qui di nuovo veniamo all'esperienza, proprio esprimendo una legge fisica, tra l'altro. Comunque, i movimenti, queste sono palline che rimbalzano come un biliardo, benché un biliardista sicuramente direbbe che sia così, ma se sono palline ideali, rimbalzano sulla sponda di un biliardo esattamente con un angolo di incidenza uguale all'angolo di riflessione. Perché il biliardo no? Giro. Aspettavo. Perché la palla di biliardo non è infinitesima e le rotazioni hanno la loro importanza. Uno, nella crisi con il panno sotto. Uno potrebbe dire, vabbè, ma io sto giocando a biliardo nell'astronave senza gravità, io ho solo l'urto. Ma l'urto può avvenire rarissimamente con il punto d'appoggio fermo rispetto, moltissime volte con la rotazione. La rotazione ovviamente cambia la colorazione. Quindi la possibilità che una palla di biliardo si comporti esattamente così sono bassissime. Però ci piace pensare che il biliardo ideale questo possa avvenire. Quindi sono palline che vengono sparate e, dice Newton, siccome ci sono diversi colori, sono palline di massa diversa, che vengono diversamente attratti dal vetro, che essendo più rifrangente, dice lui, li attira. Perché ha bisogno di dire ciò? Perché con il modello corpuscolare la rifrazione viene spiegata in questo modo. Che cos'è la rifrazione? Immaginate che questa è la superficie di separazione tra aria e vetro. Questa è la perpendicolare. Se un raggio di luce arriva così, si avvicina alla perpendicolare e il raggio di incidenza, poi c'è anche il raggio riflesso, naturalmente in quest'angolo è uguale, ma l'angolo di rifrazione, cioè l'angolo con cui la luce entra dentro il vetro, è più vicino alla perpendicolare, è più piccolo dell'angolo di incidenza. Ovviamente è inverso nel caso in cui il raggio esca. Questo è il motivo per cui le lenti funzionano, perché il fondo di una pentola piena d'acqua sembra più vicino di quanto sia invece quando è vuoto, e non ci metti la lente, sembra più basso. E così via. Come viene spiegata con l'ipotesi corpuscolare? Immaginatevi un piano fatto in questo modo. Qui c'ho uno scalino tipo un pochino in discesa e poi riprende la sua orizzontalità. Questa sia la perpendicolare, questa sia la superficie di separazione aria vetro e qui sia la perpendicolare dopo. Una pallina arriva con questa inclinazione. Qui piglia velocità. E rispetto alla perpendicolare uscirà con una velocità, con una componente della velocità lungo la perpendicolare più grande, quindi quest'angolo, se questo era I, quest'angolo R di rifrazione è più vicino alla perpendicolare, quindi è più piccolo, ha preso velocità. Quindi se la luce sono palline, conclude Newton, bisogna che dentro il vetro vadano più veloci. Vengono per così dire attratte e quindi fa così il raggio di luce, per quanto vada a una velocità tanto grande da non poter essere misurata. Diventa cruciale poter misurare la velocità della luce, perché intanto io posso vedere se è vero che la velocità nel vetro o nell'acqua è più grande che nell'aria, ma bisogna avere gli strumenti adatti e questo ci sarà solo nella prima metà dell'Ottocento. Nel frattempo però c'è chi pensa altre cose. Huygens, olandese,